Il complesso monumentale degli antichi chiostri francescani nel cuore di Ravenna tornano all'antico splendore dopo 3 anni di lavori ed un articolato intervento di restauro ad opera della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. I chiostri costruiti per i francescani, luogo claustrale, si aprono alla città. Questo proprio grazie a questo restauro, altri precedenti ce ne sono stati, e da quando il complesso è passato alla Cassa di Risparmio e alla Fondazione, e sempre più forte è stata questa connotazione culturale e pubblica che si lega a presenza, tradizione molto di grosso peso per la città e per la sua storia, che troviamo intorno con una continuità che quasi non fa percepire che stiamo passando da uno spazio all'altro. Un restauro condotto in modo esemplare è stato seguito in tutte le sue fasi dalla soprintendenza. Abbiamo avuto anche modo di presentare come soprintendenza nel corso della Settimana della Cultura il restauro mentre veniva eseguito attraverso una iniziativa che prendeva spunto da alcuni lavori più significativi della città, e tra questi proprio i chiostri di San Francesco. E qui troviamo una biblioteca, un archivio, il centro dantesco, l'opera dantesca, che fanno corpo unico all'interno di questa porzione tanto significativa per la città.